Buongiorno, allora, dato che fa freddo e la mia piccola Rosina c'ha freddo, adesso gli facciamo un cappottino. E questo è il tutorial per fare un cappottino per i canuzzi. Pincher, io c'ho un pincher piccoletta. Allora, cosa ci serve? Intanto dobbiamo prendere. Fate finta che io ho disegnato un cane, è una cosa orrenda, però vabbè. Allora, ci serve la circonferenza del collo, quindi questa qui, il collare. La lunghezza dal collo alla prima della coda e la pancia, quindi dal collo fino a qua. Ci siamo? Allora, per quanto mi riguarda, questa è 23 centimetri, questa è 29 centimetri e questa sotto è 18 centimetri. Detto questo, proviamo a fare un cappotto. Io lo faccio in diretta come al solito, vediamo che esce fuori. Allora, dal momento che dobbiamo andargli a fare un collo che poi verrà ripiegato in due parti, io devo andare a lavorare per l'altezza e quindi i 23 centimetri saranno questa parte qua, 23. L'altezza diciamo che io la farò di... non lo so, montiamo un po' di catenelle e poi vediamo. Allora, lo sto lavorando con l'acrilico doppio. E un uncinetto 4 e mezzo. Allora montiamo un po' di catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. No, uncinetto 4 e mezzo è piccolo, quindi prendiamo un 5. Prendiamo un 5, o troveremo un 5. Questo è 4 e mezzo, 4 e mezzo. Guarda se non c'ho 5 io, eh. Momento, mo cerco un attimo. Trovato 5. Allora, montiamo un po' di catenelle. Vediamo che altezza possiamo fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado a centimetri io, eh. Ovviamente sempre a centimetri perché sempre non ho idea di che tipo di lana voi avete. Vediamo un po'. Una in più, allora diciamo che per l'altezza del collo dobbiamo montare una catenella di 13 centimetri. Arriviamo a 15, 15 centimetri che poi ripiegata diventa 7 e mezzo. Perfetto, allora montiamo una catenella di 15 centimetri per il collo che poi ripeto andrà ripiegato in due. Allora, per quanto riguarda appunto il collo, noi dobbiamo andarla a lavorare per la circonferenza del collo, del collare praticamente. Oddio, scusate, stavo a disegnare tutto da sola. Del collare, quindi in questo caso mio 23 centimetri. Allora lo facciamo a coste, quindi andiamo a fare intanto un giro di punti bassi, lo facciamo bello bello caldo, eh? Andiamo a fare un giro di punti di maglie basse, il primo giro di maglie basse, faccio compagnia, eh? Allora, fatto il primo giro di maglie basse, che ancora devo finire, un momento, mo lo finisco. Ripeto, 15 centimetri, è inutile che vi dico quante maglie so, perché tanto ognuno lavora con la propria lana. Fatto
Fantastico, avendo fatto il primo giriamo il lavoro, facciamo una catenella e andiamo a lavorare nella costina, momento che mi squilla il telefono. Ho silenziato tutto così nessuno rompe i gabbassisi. Allora, stavamo dicendo, finiamo il primo giro di maglie basse, giriamo il lavoro, facciamo una catenella e ci andiamo a lavorare. Aspettate, che io ho già avevo fatto tutto l'aldebaran. Allora, finiamo il giro. Ok? Facciamo una catenella. Allora, per evitare di sbagliare, vedete, quando voi girate il lavoro, c'avete due alette, una e due. Dovete andare a lavorare sulla seconda, questa è quella della catenella, così. Quindi noi dobbiamo andare a lavorare a maglia bassa prendendo la costa esterna del lavoro. Quindi tutti i giri di questo colletto andranno fatti in questo modo, andata e ritorno. Quindi così andiamo avanti a fare il secondo giro velocemente. Ecco qua. Abbiamo l'ultima maglia bassa, l'ultima maglia bassa, che è la catenella, che la prendiamo così. Giriamo il lavoro, facciamo una catenella. Vedete? Ci inseriamo subito qui. Quindi andiamo a fare questo lavoro per 23 centimetri, che è la circonferenza del collo del mio cane. Ovviamente voi, se avete un cane più piccolo, la farete più piccola. Ci vediamo fra un po'. Allora, dopo che abbiamo fatto il nostro collo, che dovrà entrare nella testa del cane quando è cucito, quindi misurateglielo prima di terminare, lo andiamo a chiudere in questo modo. Aspettate che è troppo vicino alla telecamera e a me quando finisce la guida, ecco qua. Allora, lo pieghiamo così. E andiamo a chiuderlo con maglia bassa, bassissima, insomma quello che ci risulta più carino, sui due lati, quindi così, maglia bassissima. Va bene? Quindi prendiamo l'aletta esterna sempre del punto di qua e la catenella d'inizio e chiudiamo uno e qua e andiamo a fare questa operazione maglia per maglia, non tirate perché sennò mi viene la cucitura troppo stretta. Fate un lavoretto carino di chiusura del collo. Come vi ho appena detto, io non l'ho provato, quindi lo sto facendo adesso pure io per il mio cane. Corso d'opera, vedremo che succede. Lo registro così almeno il prossimo lo posso fare senza che divento stupida. Finita questa operazione, quasi finita questa operazione,
abbiamo finito questa operazione. Quindi adesso andiamo a girare il nostro collo, lo andiamo a piegare e quindi qui c'entra la capoccetta del nostro cane. Io lo misuro un attimo al volo, mo torno. Bellissimo, perfetto, abbiamo provato l'entrata del cane, funziona benissimo. Allora noi adesso che possiamo fare? Vabbè, intanto tagliamo il filo che non ci serve, forse no. No, non lo tagliamo il filo. Allora, facciamo così. Allora, adesso a noi ci serve la misura praticamente per le spalle. Ok, quindi questa misura qua, da qui, dall'inizio della zampa, all'altra parte. Momento, Quindi con addosso il collettino, noi andiamo a prenderci adesso la misura qua, che è proprio sopra la zampa, vedete? E dall'altra parte. Oh, adesso io, povera creatura, non so come girarla, aspettate un attimo. Prendiamo un altro marca. Ciao mamma tua, aspetta mamma, metti un vestitino. E un altro, scusate, è tutto un casino. Vabbè, lo faccio io, Allora, dunque, come ben vedete, chiudo questo qui. Io preferisco ripartire, insomma, tutti quei punti bassi non mi piace. Quindi chiudo qua. E dopo fermiamo il filo. Allora, praticamente, come vedete, la parte sopra del cane, questa, mio, quindi da questa zampa all'altra zampa, sono questi due marcapunti qua, e questo è il collo, la parte sotto, va bene? Non so se va bene, ma cerchiamo di farcelo andare bene. Dunque, a questo punto, noi dobbiamo andare a lavorare la parte sotto, quindi quest'altra, non questa sopra, ovviamente, perché questo è il collo che va, rimane piegato così e così, va bene? Ok, allora, certo, a questo punto noi andiamo a riprenderci le maglie da qui a qui. Magari lavoriamo a mezza maglia alta, perché mi pare che a maglia bassa è un po' pesantuccio, quindi io cambio in corso d'opera. Chi è? Cambio in corso d'opera e lavoro a mezza maglia alta. Quindi riprendiamoci le maglie da qui. Facciamo due catenelle intanto per la prima. E poi ci andiamo a riprendere tutti i giri di maglia bassa a mezza maglia alta, così. Quindi andiamo a fare la mezza maglia alta. Un momento che adesso vi rispondo. Non so chi sia, o vado a vedere. Un bel cappottone pesante, bella di mamma, che lei c'ha freddo. Ok, quindi adesso noi dobbiamo andare a fare avanti e indietro a mezza maglia alta
guarda, qui ne ho preso uno di meno, poi mi viene mesariccia. Eccoci qua. Allora, adesso noi dobbiamo andare a fare, allora questa è la parte praticamente sopra della groppa, no? E questo, ripeto, è il collo che viene girato così. Quindi noi adesso dobbiamo andare a fare a mezza maglia alta, stavo dicendo, fino praticamente alla fine delle cosce, che poi dopo lo dobbiamo all'incirca fino a qua, su per giù, perché poi dopo noi gli facciamo un pochino di restringimento per andare, perché quadrato così viene brutto, insomma. Gli facciamo un po' di garbo, ma probate poco, eh? Va bene? Quindi lavorate a maglia, a mezza maglia alta, da qui fino alla coscia, insomma. A metà coscia, insomma, fino a qua. Fino a qua dove? Che io non vi ho fatto vedere niente. Vabbè, scusate, eh? Lavorate a mezza maglia alta, diciamo, fino a qua. Questa è la zampa, eh? Fino a qui, fino alla fine della coscia. Allora, misuriamo il cappottino al cane. Giustamente mi dovete scusare, ma io con una mano tengo il cellulare e con l'altra cerco di farvi capire. Dunque, per la copertura dobbiamo arrivare fino alla fine della coscia come misura. Però nel frattempo prendiamoci riferimento, vedete qui, sotto la zampetta davanti, sia di qua che di là. Che così dopo ci facciamo il pannello sotto, e dopo, quando avrete finito, prendetevi anche riferimento della coscia. Insomma, dobbiamo fare la fascia per la pancia. Io spero che mi sono spiegata. Scusate, ma io così devo fare. Allora, praticamente, dopo che abbiamo fatto tutto il corpicino del cane, come vi ho fatto vedere prima, non so se mi sono spiegata bene, dobbiamo andare a prendere la misura delle zampe, del sottopancia, praticamente da qui, qui e qui, in pratica, non so se si capisce. Ormai sto cane è diventato, famo un altro cane. Allora, facciamo finta che facciamo un altro cane, porello. Vabbè, famo questo, famo finta che è un cane, mostro, però un cane. Ecco, quello che ci serve praticamente, noi adesso abbiamo fatto il collo e tutto il corpicino, no? Ok? Fino a tutto qua. Dobbiamo andare a prendere questo qua e questo qui come marcapunti, perché dobbiamo fare la patta sotto per la pancia, va bene? Allora, quando siete arrivati su per giù a mezza coscia, dietro, con la lunghezza, andiamo a fare un paio di giri di sbordatura. Quindi in che modo li facciamo? Facilissimo. Dobbiamo andare a fare un paio di diminuzioni di qua, un paio di diminuzioni di là, niente di che. Allora, praticamente noi che cosa facciamo? Invece di fare la prima mezza maglia alta nella prima maglia, non facciamo nessuna catenella di aumento, di coso, di alzata, e andiamo a fare direttamente la mezza maglia alta nel secondo punto e andiamo avanti fino alla fine del giro. Dunque, andiamo avanti fino alla fine del giro, sempre a mezza maglia alta. Finiamo proprio il giro senza diminuire di qua, perché andiamo a diminuire solo all'andata, va bene? Quindi giriamo il lavoro, ricarichiamo il filo e rientriamo nella seconda mezza maglia alta. Quindi questa è una cosa che dobbiamo fare per un paio di giri. Quindi adesso ritorniamo un'altra volta di là, quindi abbiamo fatto una diminuzione di qua, una diminuzione di là. Quindi noi lavoriamo adesso tutto il giro, ovviamente
questa prima no, perché non l'abbiamo, non ci frega niente. Così lavoriamo fino a qua, giriamo di nuovo il lavoro, saltiamo la prima e andiamo a farci la mezza maglia alta nella seconda. Continuiamo il giro, quindi dobbiamo andare a fare due diminuzioni di qua e due diminuzioni di là. Quindi a noi ci serve adesso di fare un'altra diminuzione di qua e abbiamo finito di qua, dove stiamo andando, quindi all'inizio del giro prossimo, va bene? Lavoriamo fino all'ultima mezza maglia alta utile, giriamo, saltiamo la prima e andiamo sulla seconda, come abbiamo fatto fino a ora. Quindi per 4 giri e abbiamo 4 diminuzioni, finiamo il giro. L'ultima mezza maglia alta e finiamo il giro. Ok, allora io fino adesso ho usato mezzetto di acrilico e ho appena iniziato l'altro mezzetto. Allora tagliamo un pezzettino di filo, facciamo il cappietto di qua e chiudiamo. Allora adesso andiamo a fare il sottopancia, quindi non dobbiamo fare altro che riprendere da un lato le maglie, quindi inseriamo l'uncinetto e facciamo un cappietto di sicurezza. Una catenella e ci andiamo a riprendere sempre a mezza maglia alta, a maglia bassa, come vi pare a voi, che poi ognuno fa come gli pare, le maglie qui del bordo. Ok, un momento che mi si sta scaricando il telefono, devo mettere la spina. Ecco qua, vabbè, allora questa l'ho sbagliata. Allora se andate a puntare l'uncinetto nella seconda giro di maglie, fatelo ovviamente per tutte le maglie, quindi vedete qua sotto io lo punto, che mi viene pure meno casinato. Ok, quindi questa cosa va fatta per tutte le maglie fino all'altro marcapunti che voi avete provveduto a misurare, come vi ho fatto vedere, spero, prima, al vostro canuzzo. Poi ovviamente se questa cosa la dovete fare per un cane che non avete disponibile, dite alla vostra cliente di prendere le misure, come ve l'ho detto, insomma le misure che vi servono. Ok, fatto questo primo giro, andiamo a lavorare fino ad arrivare a chiudere la parte della pancia. Ovviamente lasciamo un dito, non di più, perché i cani sono piccoli e poi la lana cede, un giro in più rispetto alla chiusura, che forse manco serve, poi lo vediamo dopo. Intanto lavoriamo.
Allora, fatta la patta e misurata al cane, perché ci sono i cani con la panza e quindi magari deve essere un po' più alta. La scelta, diciamo, è vostra. O la cucite direttamente qua e vabbè, o altrimenti continuate per 4-5 giri e ci andiamo a mettere due bottoncini. Io farò così, quindi ci vediamo fra 4-5 giri. Allora, scusate, io non ho capito perché non mi sta registrando. Vabbè, ricomincio. Allora, è la terza volta che lo faccio, eh. Stavo dicendo, la patta della pancia io l'ho fatta un po' più lunga perché svoltandola e piegandola ci voglio mettere due bottoncini. Quindi faccio il giro delle asole e del bordo. Allora, due maglie basse, 1 e 2. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto una maglia e faccio maglie basse fino alla quart'ultima di questa fila. Registrando. Arrivata alla quart'ultima, quindi 1, 2, 3, 4, faccio una maglia bassa, 5 catenelle. Salto una maglia, due maglie basse, 1 e una nell'angolo, nella punta. Adesso noi dobbiamo andare a fare tutte maglie basse su questo lato, lungo della pancia, quindi per girare e creare un angolo di punti bassi qui ce ne vanno fatti due, quindi ne facciamo un altro che ci permette di trovarci dritti. Arriviamo fino a qui con i punti bassi. Allora, arrivati all'angolo, quindi dove attacchiamo il sottopancia, andiamo a fare proprio nell'angolo due punti bassi che ci permettono sempre di girare il lavoro. Bene. Quindi, fatti questi due punti bassi, continuiamo. Tutto intorno, tutto intorno, tutto intorno, tutto, 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 e arriviamo di nuovo fino a qui e chiudiamo il lavoro. Ecco qua Rosina con il suo bellissimo cappottino, con sto morito freddo, povera ciuscia. Calcolate che c'ha 16 anni sta creatura, eh. Va bene ragazze, altro progetto finito, fatto al volo proprio mentre lavoravo con voi, giuro, non c'avevo nessun tipo di progetti di disegno. Quindi fatemi sapere se il mio modo di fare i tutorial è di vostro gradimento, perché tanto comunque questo è. Un abbraccio!